Ciao a tutte e a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono Margherita e su questo canale vi aiuterò a imparare l'italiano. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al mio canale cliccando sul tasto rosso e attivate la campanella per non perdervi i nuovi video. Inoltre, sul mio sito, nella sezione blog, trovate la trascrizione di tutti i video e ulteriori materiali gratuiti. E ora andiamo a vedere l'argomento di oggi. Nel video di oggi vorrei condividere con voi i 5 scioglilingua più famosi in italiano. Ovviamente ce ne sono anche tanti altri, ma questi forse sono i più conosciuti e i più citati. Apelle, figlio d'Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle, figlio d'Apollo. Ok, forse questo è il primissimo scioglilingua che ho imparato quando ero piccola, quando ero alle elementari. E ormai per me è diventato quasi un piccolo ritornello, una piccola canzoncina. Non è lo scioglilingua più difficile in italiano, ma potrebbe essere quello più famoso, effettivamente. Apelle, figlio d'Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle, figlio d'Apollo. Ok, ora provo a dirlo molto velocemente. Apelle, figlio d'Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle, figlio d'Apollo. Se lo provate, ditemelo nei commenti. Ok, questo è difficile. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Ok, anche questo scioglilingua è molto famoso. Ed è molto molto difficile per la presenza di così tante R. 33 trentini, ho sbagliato. 33 trentini, non è facile. Soprattutto se proviamo a dirlo velocemente. Ci provo. 33 trentini entrarono a Trento. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Aiuto, che fatica. Ok, anche questo è abbastanza difficile. Non lo dico quasi mai bene e confondo spesso le parole tra di loro. Sopra la panca la capra campa. Sotto la panca la capra crepa. Sopra la panca la capra campa. Sotto la panca la capra crepa. Sopra la campa la capra... Sbagliato. Sopra la panca la capra campa. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Aiuto! Sopra la panca la capra campa, sotto la campa... No! Vabbè, insomma, non è facile. Non è facile per nulla. E anche questo è abbastanza famoso in tutta Italia, penso. Questo so che esiste anche in altre lingue, come lo spagnolo e forse anche in portoghese. Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Ok. Tre tigri contro tre tigri. No, ho sbagliato. Anche questo scioglilingua è molto difficile per la presenza di così tante R, che praticamente è uno dei suoni un po' più complicati in italiano, forse. E infatti molti scioglilingua giocano proprio su questo suono. Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Più o meno, insomma, non è perfetto. Se provate anche questo, fatemelo sapere nei commenti, sono molto molto curiosa. Quest'ultimo forse non è conosciuto da tutti, ma mi ricordo che quando ero piccola mia nonna, una delle mie due nonne, me lo ripeteva sempre. Sereno è, seren sarà, se non sarà sereno si rasserenerà.
Sereno è, seren sarà, se non sarà sereno si rasseren... Sereno è, seren sarà, se non sarà sereno si rasserenerà. Ok, ce l'ho fatta. Anche questo un po' è quasi un po' come un piccolo ritornello, una piccola canzoncina come il primissimo, quello su A pelle d'Apollo, bla bla bla. Sereno è, seren sarà, se non sarà sereno si rasserenerà. Questo è anche un bel messaggio, dai, un messaggio di speranza e di positività. Provate a mettervi in gioco recitando e ripetendo questi scioglilingua e ditemi cosa ne pensate e se siete riusciti a ripeterli senza fare troppi errori. E poi volevo chiedervi, ne conoscete altri? Oppure ci sono degli scioglilingua che sono uguali nella vostra lingua madre? Fatemelo sapere sempre nei commenti, sono molto curiosa. Per questo video è tutto. Vi ricordo che sul mio sito, nella sezione blog, trovate la trascrizione di tutti i video e ulteriori materiali gratuiti. Potete poi trovarmi anche su Facebook, Instagram e TikTok. Vi lascio i link dei miei profili nella descrizione di questo video, sempre qua sotto. Ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!